Ma ditemelo alle 11, io mi fermo alle 11, faccio i chilometri, le medie, le cose, dai, che vuole, mi serve. Stai registrando, ti do il numero. Magda, allora ci fermiamo a un autogrill. No, volevo mi sto coso odioso, prendo le multe, guarda, me ne frego un cazzo, ma mi dà fastidio. Ah, ma sei in diretta, che fa Sei in diretta. Parolacce, cos'è? Ricordi che sei un passaggio pubblico. Molto bello, sì. Ciao. No, vabbè, noi li rispettiamo ovviamente i limiti, ma era quel coso che fa così bip? Sì, perché c'ha gli autovelox segnati. Ah, ecco, perché lui ha una cosa che ti segna l'autovelox, ecco. Tu puoi andare a 180 e poi... Ecco, io siamo in diretta, mi sono sempre chiesto, ma com'è possibile che in Italia ci sono i limiti di velocità con gli autovelox? In Italia! E vendono i navigatori consegnati gli autovelox, che paghi, perché paghi un abbonamento. Ti aiuta. C'è scritto, tu non hai letto il librettino del tuo Ma ti aiuta a saltare cosa? A evitare la ti legge? Ti aiuta a rispettare la legge. E no. Anche piano. In Svizzera non lo puoi fare, in Svizzera è legale. Ma secondo me è illegale. Io lo so perché sono svizzera. Secondo me è illegale perché se su una tratta c'è scritto di andare a 80 all'ora per 6 km, io ci vado soltanto quando mi segna. E quello è un dissuasore e ti aiuta a rispettare la legge. Nico, fidati. No, è vero. Te lo dice una svizzera. Che ti ricordi che noi quando lampeggiava, quando siamo andati a Sanremo, cioè, abbiamo fatto tutto il tratto a 100 all'ora, belli precisi. Siamo andati, abbiamo rispettato i limiti per vabbè, il cagozzo. Il prossimo autogrill è fra 80.000 km. No, era 4, era scritto 4, c'era scritto. 4 km. A meno che Ali non abbia fatto finta di vederlo distraendoci con i discorsi. Peccato perché siamo a 294 km, fossi stato a 6 km, a 300 km esatti precisi ci saremmo fermati. Eccolo qua, guarda, qui c'è scritto a quanto, eh? Sì, però a me questi autogrill qua sugli Appennini non mi piacciono perché non c'è 5 km. No, uscita Firenze Nord. C'è il... Vabbè, cerchiamo sul navigatore dov'è il primo autogrill vicino. Poi l'autogrill. Ma va ragazzi, ho 3000 metri, non è che 3,8. Fini, fini grill. Oh, vabbè, dobbiamo delle cose diverse. 3 km ci fermiamo ai 297,8. Dico, te lo sei messo il cerotto? No, non me lo sono messo. Te lo mettiamo al bagno dell'autogrill, va? No, te devo riprendere prima quando sull'Appennino ti volevi mettere il cerotto. Veramente. Sul barberino. Vabbè, ma tu stai filmando? No, no. Stai. Ah, non più? Perché? No, perché così c'è. Massimo raccontavamo. No vabbè, raccontiamolo un'altra volta. Raccontiamo un'altra volta? Non volete ammorbamenti vari? Vabbè, no, stiamo no, andando, ci stiamo recando a Rapallo. Ah, sei noioso. A Ravello! Andiamo a Rapallo. Abbiamo sbagliato strada, a Rapallo dov'è? In Liguria. Eravamo già arrivati a Rapallo. Che Rapalle però. Invece quando sentite la viabilità, quella che fa la Rai. Allora, Calenzano, vedi, siamo adesso a Calenzano Sesto Feritino, ecco, c'è sempre traffico. Certo. E poi c'è un posto tipico che c'è sempre. Aspetta. Sempre coda. A Sergi Colledara, dov'è? Passiamoci, ti prego. Prato, vedi, qua c'è Prato, devi uscire, e tu vai a Prato, no? E tu prendi la cosa e no, tu vai a possiamo Prato. Passare da a Sergi Colledara? Perché c'è sempre in tutte le viabilità. Ma possiamo passare da Ponsacco, almeno vediamo se esiste. Non so come esiste, è una tematica, fritto. Ce l'hanno descritta come una, cioè, è una tenuta in mezzo alla sì, no, cioè, è un paese che per noi è diventato talmente famoso come nome, il Ponsacco. Poi ci sono i ponsacchiani. I ponsacchiani, c'è tutta una cultura, eh. La Toscana è una bella regione. La Toscana è una bella regione, poi Ponsacco com'è? È un posto favoloso. Il navigatore è anche in lingua napoletana, qua non si scherza, Curigola, attenti anche in particolari musicali. Allora io volevo filmare l'arrivo in autogrill, ma tu non l'hai filmato. Ma tu non sei andato ecco. In là. Cioè dovevo uscire a Firenze. Certo. Sei uno scandalo, sei. Ma... Lo sapevo che facevi finta. No! No! No, il finigrill, chissà che panini aveva nuovi, le novità. I tortellini aveva, fini, che scandalo. Cioè perché c'era il video Firenze Pisa, perché guarda, avevamo meno male che tutto era registrato. Comunque il nostro editore esce di qua. Pisa Nord, Prato Est e Genova Livorno. E questo è il bivio. Vabbè, si ferma al fini, mentre tu non ti fermi. Ragazzi, quindi non sei dalla parte dell'editore, questo sarà dichiarato alla media hit. No. Sei truffato, hai fatto di tutto, ed è tutto registrato, abbiamo preventivato il tuo comportamento. Ragazzi, io posso giustificare, ho letto uscita, non ho letto prossimo. No, ma sarà qua 5-6 km, ragazzi, dai.
300 km adesso, io ho detto alle 11, una pausettina. No. Ma non l'ho fatto apposta, veramente, no, ho visto un'uscita, non c'era proprio scritto da nessuna parte, Fini o roba del 370 genere. 370 metri, dove no? Ma va. Dove? Indietro. Dove no? Ma che è sta roba? Stai sulla destra che si sbuca un autogrill qua. Io volevo un caffè. Aria servizio, eh? 23 km. 12 minuti ragazzi, dai. Ma cosa 12 minuti ancora? Sono 12 minuti dai 3 km, non è che sono 23 minuti, non è che facciamo, non è che andiamo a 60 all'ora.